Eccoci qua, mercoledì 18 maggio 2016, siamo al match point. Purtroppo la Virtus non arriva nelle migliori condizioni possibili. Il gol di Valiant al 95esimo di sabato spezza o almeno tramortisce i sogni più rosei di questo finale di stagione e poi il corollario da horror per quello che sta succedendo attorno alla Virtus Lanciano. Sembra che ormai il centro del mondo per gli aspetti negativi, perché si vuole andare a bacchettare qualcuno e qualcosa, è Lanciano e la sua società. Ma c'è ancora da giocare la sfida decisiva al Picco di Livorno, 90 minuti alla portata, molto alla portata della Virtus Lanciano. La squadra di Primo Maragliulo si trova a giocare una finalissima, ne ha vinte tante, ha vinto contro tutti e tutto, quindi non resta che giocare e vincere anche l'ultima sfida. Buonasera a tutti voi, ma soprattutto buonasera a Renzo Valbonesi. Ciao mister. Buonasera a voi. Come si affronta questa finale? Ottimismo? Tu sei ottimista? Beh, ottimismo ci vuole sempre. Quando si disputa una partita che vale un campionato bisogna affrontarla con la massima determinazione e con grande ottimismo. Si può anche fare. Perché il Lanciano ci ha abituato che fuori casa, tolto la parentesi di Pescara, ci ha abituato a ottime prestazioni, quindi siamo ottimisti. Sarà sicuramente una partita molto difficile, però l'ottimismo non deve mai mancare. Lei è ottimista per definizione, mi torna a trovare sempre con molto piacere Emanuela Paolo Emilio. Buonasera Emanuela. Buonasera Alessio, buonasera a tutti. Te nemmeno te lo chiedo, poi affronteremo tutti i temi, però credo che tu già sei pronta. Assolutamente, prontissima, e andiamo lì a prenderci questa salvezza. E grazie ad Emanuela, poi affronteremo con te anche il capitolo sulla tifoseria. Mi viene a trovare per la prima volta, ma con immenso piacere, Santino Spinelli. Buonasera Santino. Buonasera a tutti e grazie dell'invito. Questa sera ti faremo parlare di Virtus, tu sei un tifosissimo. Poi al di là, all'altro lato, venerdì sera c'è un altro Spinelli però cattivo con la Virtus, il presidente del Livorno che ha alzato un polverone. È vero, ma tanto andiamo per vincere a Livorno. Tu sei ottimista. Sono Santino. Ottimista per natura e in questo caso ancora di più, perché secondo me il Lanciano si esprime bene, non solo meglio in trasferta, ma nelle situazioni difficili. E per cui sono molto fiducioso. E dirò anche una cosa in più, spero anche che il Pescara possa andare in Serie A, perché tutto il movimento calcistico abruzzese ne gioverebbe, e spero anche l'anno prossimo non solo di ritrovare il Lanciano in Serie B, ma anche qualche altra squadra abruzzese, quindi avremmo una squadra in Serie A e due in Serie B. Quindi questo è il mio auspicio, ma credo che abbiamo, come dire, buone possibilità. Un'iniezione di fiducia, era questo che ci voleva. Io vi annuncio che tra poco cercheremo di fare il punto della situazione sul deferimento, sentiremo un illustre collega telefonicamente, le tante rubriche, poi ci sposteremo nella polveriera Livorno, vi faremo vivere proprio lo stato d'animo della città labronica a poche ore da questa super sfida. Però prima di iniziare ci andiamo a rivedere quel tremendo finale di mister... All'ultimo secondo proprio. Sì, oddio, avevo smesso di fumare da un giorno e mezzo e ho fatto quel gol, sono andato in bagno a fumare perché mia moglie non vuole che fumi. Ma come si fa? Proprio negli ultimi secondi, negli sgoccioli, era portato secondi. In porto e quei due punti per noi sarebbero stati fondamentali. Oro colato. Eravamo santi. Cioè, è incredibile. Ma poi anche... Però anche questo... Un paio di minuti prima tu te l'aspettavi? No, non me l'aspettavo. Come no. Hai reagito? No. Stavo proprio male. Tu come stavi? Pietrificato. È stato brutto, però mi sono ripresa subito, perché non è un dramma. Oddio, è stata una bella mazzata però, Stella. Sicuramente, proprio... sicuramente, però è ancora tutto in ballo. Sì, quindi... ma sicuro. Solo che prendere un gol così certo, è una doccia beffa. Fredda, non certo. È una grande beffa, perché insomma il Lanciano l'aveva portato in porto. Pochi secondi mancavano. Insomma, è stata proprio una beffa lì, la squadra beffa. Doveva mettersi tutta in difesa, coprire. Ma se poi pensiamo che un paio di minuti prima Ferrari aveva sbagliato anche quel gol. Due buone occasioni. Allora Santino, tu hai ripercorso a grandi linee quello che accaduto. Io ti faccio arrabbiare perché nel nostro TG Style abbiamo purtroppo rimesso le cose negative
Si intende per la Virtus degli ultimi 90 minuti. Vai con TG Style. Amici di Virtus Style, eccoci all'ultima sfida della stagione regolare. Speriamo che non sia l'ultima del Lanciano in Serie B, in questa stagione davvero caratterizzata da mille problemi. In ogni caso contro la Ternana ce l'abbiamo messa tutta per far pareggiare le fere. No, non ci credo, no, ma non è possibile, no. Impossibile credere a quello che è successo, ma come ha fatto Ferrari a fallire questo gol che avrebbe messo in cassaforte la salvezza? Bravo il tiro lui! Incredibile! Tanto per non farci mancare nulla, signore e signori, ecco a voi colui che ci ha condannati, Martin Valiant. Noi l'abbiamo giocato partita per vincerla e abbiamo trovato questo pareggio. Punizione palla spizzata di Fabio Ceravolo, mi sono trovato da solo e in qualche modo l'ho messa dentro. Impossibile sbagliare. Con sinistra non si sa mai. Primo Maragliulo è sotto shock, queste le sue parole appena finita la gara contro la Ternana. In questo momento siamo tutti sotto shock, però io non posso assolutamente dimenticare, lo dico per l'ennesima volta, che quello che abbiamo fatto per arrivare fino a questo punto è veramente tanto. Io quando sono arrivato vi dovete ricordare che ho detto ci giocheremo la salvezza fino all'ultimo secondo dell'ultima partita. Noi adesso dobbiamo prendere atto di quello che è successo, non lo voleva nessuno perché la squadra ha giocato la partita quasi perfetta, aveva il risultato in mano, in tutta la partita aveva sbagliato solo una volta quando Salviato ha fatto il retropassaggio a Cragno e Furlan ha preso il palo, per il resto abbiamo avuto sempre la partita sotto controllo. Quest'ultimo minuto è irraccontabile perché sinceramente penso che non ci sia altro da dire, lo avete visto tutti quanti. Però c'è ancora una partita, dobbiamo raccogliere le nostre energie, le nostre forze perché abbiamo secondo me ancora tutte le possibilità per salvarci. Credo che nel calcio come nella vita veramente ci sia sempre da imparare perché sfido chiunque dopo aver visto questa partita a pensare che potesse finire così. Più che le energie, probabilmente l'unica cosa che mi viene da pensare è che abbiamo dato forse per scontato che ormai la partita fosse comunque finita. In quel momento sinceramente dovevamo stare più attenti, però è successo e ne dobbiamo prendere atto. Non siamo retrocessi oggi, abbiamo ancora una possibilità e ce la dobbiamo andare a giocare alla grande. Ha parlato anche Manuel Turchi, che ha riflettuto sugli ultimi minuti clamorosi della gara. Adesso abbiamo un giorno per smartire questa grande delusione. Abbiamo dato per scontato che fosse finita la partita, cosa che nel calcio non bisogna mai fare. In settimana bisogna lavorare molto sulla testa, ormai le gambe, quelle che c'ha, quindi credo che sia una partita aperta perché loro devono vincere per forza, anche noi. Quindi. Queste invece le parole del mister Roberto Breda. Io penso che oggi sia una grande dimostrazione, non solo qua, tutto il campionato, di una cosa che tra virgolette dovrebbe essere scontata, però è anche vero che dopo, quando sei coinvolto in certe situazioni, la lettura è sempre tra virgolette un po' di parte. Però noi dovevamo, non per gli altri, per noi stessi fare questo tipo di prestazione, una prestazione che deve essere professionale sempre, che deve essere sempre mirata a spingere, a fare il massimo. Nella prestazione non abbiamo fatto un bel primo tempo,
abbiamo sofferto l'intensità del Lanciano, abbiamo sofferto tanto le palline attive, poi nel secondo tempo invece la squadra è venuta fuori senza creare grossissime occasioni. Il calcio è strano, perché se Lanciano, come ha avuto, va sul 2-0 finisce così, e se invece rimane viva, logico che la squadra nostra ha avuto la forza anche in 10 di tenerla sempre viva e di poi usare al massimo l'occasione che c'è stata. Noi vi lasciamo così, alla prossima e forza Virtus. Buonasera. Allora, tra poco parleremo di questo ciclone che si sta battendo sulla Virtus, di questi presunti altri punti di penalizzazione, questo nuovo deferimento. Però, mister, insomma, dobbiamo ripartire da sabato. Si riparte da sabato per affrontare il Livorno? Si riparte da sabato, bisogna dimenticare questa partita, perché lì è stato un attimo di deconcentrazione, perché la squadra all'ultimo minuto, all'ultimo secondo, doveva essere schierata bene in difesa, mentre si è trovato questo giocatore giovane in cerca di riconferme. Tra l'altro Maragliolo, un'ingenuità grossa l'ha fatta, si stava riscaldando da tempo, ormai aveva sudato praticamente di Filippo e non l'ha buttato nella mischia. Sì, forse adesso mister, nel dire che c'è stata una deconcentrazione finale, sì. Ormai l'avevano in pugno, pensavano di averlo in pugno, e invece poi è il classico, no? Il classico gol mancato, gol subito. Classico. E questo è proprio è stato proprio un momento, diciamo, di ingenuità. Si sa tanto che lì, quando si calciano quelle punizioni lì, che si tirano sul primo palo, quello che è sul primo palo cerca la deviazione per il secondo. Quindi lì dovevamo coprire tutti e due i pali, la difesa doveva essere schierata, non lasciare nulla di spazio lì. Invece abbiamo un po' sottovalutato, pensando di aver già vinto, e abbiamo subito questa beffa che speriamo che non ci costi caro. Costerà caro secondo te questa beffa? No, secondo me no. Certo, archiviata la delusione, perché c'è stata la delusione a fine partita, nessuno penso fosse contento del risultato. Però è ancora tutto in ballo, quindi andiamo lì giocandocela, anche perché siamo più forti noi del Livorno, anche la classifica parla chiaro, quindi noi saremmo già salvi con i punti che ci hanno tolto, noi saremmo già salvi, cioè, sì. Matematica. Noi l'abbiamo vinta la salvezza, sì, sul campo, poi bravo. Purtroppo allora, che ci siano stati problemi, è stata un'annata balorda, e le colpe, le responsabilità non è il caso di darle, né siamo i giudici di questo ambiente, però credo che alla squadra, Santino, se mi non permetti, si possa recriminare nulla. Maragliolo ha fatto una scommessa, è come se lo avessero, non dico buttato in un burrone, ma quasi. Ha preso in mano una squadra smantellata, ha compiuto un miracolo, deve mettere la ciliegina sulla torta. Sì, ma girone di ritorno è stato un girone alla grande, giocato dal Lanciano. I punti sul campo, il Lanciano l'ha fatto, la salvezza sul campo. Poi purtroppo è tutto il contorno che ha creato problemi. Però quello che ti pesa. Pesa. Però ecco, diciamo, un Lanciano ha due facce quest'anno. Il girone d'andata un po' così, no, certamente non bene, con D'Aversa, e poi con il cambio dei giocatori della vecchia guardia e il cambio dell'allenatore, che è stata una grande scommessa, una scommessa finora vinta. Ci se credi vogliamo. Quando hanno nominato Maragliolo allenatore, che potesse in qualche modo portarti a giocare? Ma anche bene, perché poi anche Lanciano ha giocato anche bene. Sì, alcune amnesie, ma ci stanno tutte, una squadra. Però rispetto alla squadra di D'Aversa è meglio il girone di ritorno, quindi bisogna dare atto. Chiaro che all'inizio era anche sconosciuto, quindi si è dovuto. È stata una scommessa, però, una scommessa. Mi sembra che sia coinciso con la partita di Vicenza. La prima e quindi, noi abbiamo forse. Se c'è stato qualche perplessità è stata per due giorni, perché poi dopo, vedendo quella partita lì, sono cambiate molte cose. Io vi interrompo perché con molto piacere mi risento, lo saluto, lo abbraccio, Nicola Binda, non ha bisogno di presentazioni, comunque penna per eccellenza della Gazzetta dello Sport. Ciao Nick, ben risentito. Ciao Alessio, grazie, buonasera a te, ai tuoi ospiti e a tutti i telespettatori. Nicola, qui in Abruzzo ti vogliamo bene, però
le pagine della Gazzetta dello Sport hanno annunciato questo ciclone, questo deferimento in arrivo, Sponda Virtus, che insomma ha messo in subbuglio tutto l'ambiente. Poi ieri c'è stato questo duro comunicato della società che evocava il dazio che le altre squadre implicate nel discorso salvezza e con il Catania della passata stagione sono ancora tutte libere e pulite. Insomma, Nick, come stanno le cose? Sia chiara una cosa, io non mi diverto, alla Gazzetta non ci divertiamo a raccontare queste cose. Non lo facciamo perché ci divertiamo o perché ce l'abbiamo con qualcuno. Assolutamente. Lo facciamo perché purtroppo bisogna denunciare una grave mancanza da parte della giustizia sportiva, un pasticcio che hanno combinato e nel quale ci va di mezzo. È stata rovinata questa coda del campionato, è stato che ha messo in difficoltà tante squadre e c'è il Lanciano al centro, ci sono delle altre squadre interessate che sono parte in causa e quindi ci tocca raccontare questa vicenda, lo facciamo sempre in maniera neutrale e distaccata, cercando di raccontare i fatti, e i fatti, ripeto, parlano di una vicenda processuale che sembrava abbastanza chiara, abbastanza nitida nei suoi contorni e che poi si è complicata maledettamente per colpa di un pasticcio che ha combinato la Procura federale e che adesso ha scatenato un polverone dal quale ancora non so quando e come se ne uscirà. Nella fattispecie, questo nuovo deferimento, ci puoi dare qualche dettaglio? Allora, oggi c'è stata un'assemblea di Lega molto infuocata, nel quale Valentina Maio si è fatta sentire. Voi la conoscete meglio di me, sapete che ha un carattere molto forte e oggi ha sfogato tutta la sua rabbia e la sua delusione da questa vicenda, dal quale lei è la prima, il Lanciano è il primo ad ammettere quello che i problemi che ci sono stati. Però obiettivamente il pasticcio non è colpa del Lanciano, quello che è successo, quello che è venuto fuori. Questa assemblea nella quale si volevano spostare i play-out a prescindere e non è stato possibile farlo. E quindi sul rinvio dei play-out è ancora tutto in alto mare. Contemporaneamente c'è stata, in attesa del nuovo deferimento che il Lanciano, che la Procura federale deve fare al Lanciano, non è ancora arrivato, c'è stata soltanto la chiusura delle indagini e quindi dopo la chiusura delle indagini ci sarà il deferimento e il nuovo procedimento. Ma nel frattempo è intervenuto il CONI che ha fatto a sua volta questo deferimento chiamando come controparte anche la Federcalcio. Quindi si scatena una guerra di poteri enorme, tutto, ripeto, per un pasticcio, adesso senza entrare nel dettaglio delle le procedure eccetera, però vi assicuro che è una questione che sta creando grandissimi imbarazzi ai vertici federali e che, ripeto, la cosa che più mi interessa, che ha guastato un finale di campionato, di un bel campionato divertente, interessante, e che alla fine si chiuderà con questo grosso punto di domanda. Nick, sai qual è l'impressione? Che in tutto questo pasticcio la vittima predestinata sia la Virtus, almeno questa è un po' la percezione della città, non ti dico proprio societaria, ma della città di Lanciano. Questa forse... Cioè, vittima predestinata vuol dire che c'è un complotto contro qualcuno. Io non credo ci siano dei complotti. È facile gridare al complotto quando si è vittime di un procedimento. Il Lanciano ha avuto i suoi problemi economici, non ha potuto rispettare certi obblighi, certi impegni, sapeva che sarebbe andato incontro a una penalizzazione. Questo va detto, non ne faccio una colpa. Infatti, no, ma qui è chiarissimo, ha scontato i quattro punti. I problemi economici io li rispetto e non mi permetto di sindacare. Io contesto come vengono affrontati la tempistica e la leggerezza e l'impreparazione che ha la giustizia sportiva nell'affrontarle. Per giustizia sportiva intendo
oltre ai tribunali di primo e secondo grado, anche la Procura federale, perché c'è una diversità di vedute di un problema apparentemente semplice che è imbarazzante. Il calcio italiano non può essere così approssimativo, deve essere molto più snello, semplice, sicuro e regolare, se no la gente ha diritto di pensare che chissà cosa ci sia dietro, e invece tutto quello che c'è dietro c'è solo l'inadeguatezza di certe persone che occupano ruoli importanti anche a livello di giustizia sportiva. Nicola, secondo te l'ipotesi dello slittamento dei play-out è concreto a questo punto? Ma ripeto, c'è tutta una procedura per poter slittare i play-out. Abodi pensava che oggi nell'assemblea si potesse decidere questa cosa, e invece Valentina Maio gli ha fatto giustamente capire che c'è tutta una procedura per fare una cosa del genere. E quindi anche lì c'è stato un imbarazzo notevole, perché Valentina ha fatto valere le sue ragioni. Senti Nicola, Valentina con chi era oggi? Ma io non lo so, era a Roma, sicuramente ci sarà stato, credo, Guglielmo, il fratello, perché fa parte del Consiglio di Lega, credo che ci fossero loro. Non lo so, non ero a Roma io oggi, quindi non lo so. So che lei, ho parlato con delle persone che erano presenti e che hanno... insomma, si è vista che donna di polso è Valentina, che ha fatto valere le sue ragioni, tirando in ballo anche le cose che ha scritto nel comunicato di ieri, queste vicende che non c'entrano nulla adesso, però che giustamente pesano, perché il fatto che non si sia ancora arrivati a una chiarezza sul calcio scommesse dalla scorsa estate, con tante società tirate in ballo e poi lasciate lì a galleggiare, ovviamente è imbarazzante. La giustizia sportiva deve dire se sono colpevoli o non sono colpevoli. È passato quasi un anno e quindi sarebbe giusto sapere qualcosa, no? Tu che idea ti sei fatto, proprio così personalissimo, che queste... come andrà a finire venerdì sera? Ma allora, io voglio dire, il campo domenica ci ha dato un risultato che ha messo in grossa difficoltà a Lanciano, obiettivamente, perché il pareggio con la Ternana... È stato... Nicola ce l'ha messa anche, ci ha messo molto del suo anche il Lanciano. Sì, probabilmente è stata una partita vissuta con troppa emotività e con poca lucidità, perché era una partita da vincere e basta. Invece, fra tutti, è stata una partita che il Lanciano, ripeto, forse l'emozione, l'emotività, la tensione, eccetera, ha giocato un brutto scherzo. Adesso probabilmente toccate ferro con tutto quello che volete, ma se dovesse andare male venerdì sera, la vicenda processuale non inciderà più sulla classifica e quindi si smonterebbe tutto. Però ripeto, se invece dovesse andare bene a Livorno si scatenerebbe un pandemonio notevole, quindi la partita di Livorno si giocherà chiaramente sul campo correttamente, con grandissima tensione, emozione, quant'altro, eccetera. Poi, dopo che ci sarà il verdetto del campo, vedremo come ne usciranno da questo tremendo gomitolo, imbarazzo dal quale non so veramente come se ne uscirà con la tempistica giusta. Ripeto, questo risultato del campo di venerdì, di sabato, paradossalmente ha messo la situazione sotto un'altra luce, e se venerdì, ripeto, dovesse andare male la partita di Livorno, la situazione da quel punto di vista sarebbe ancora più chiara. Rimane però il pasticcio, il guaio che hanno combinato la Procura federale, che ha scatenato tutto questo polverone. Non c'è dubbio. Nicola, quest'anno è successo di tutto a Lanciano. Anche Luca Leone, che tu professionalmente conosci bene, è arrivata anche questa voce di Luca Leone a Pescara, tra poco. Che ci dici? Allora, Luca Leone è un dirigente molto apprezzato nel mondo del calcio, e credo che a Lanciano abbia fatto il suo tempo, è una persona che merita di fare carriera. Credo che con il Lanciano in tempi non sospetti siano arrivati alla decisione a fine stagione di separare le loro strade. Certo che il Lanciano, obiettivamente, prima di perdere un manager così, anche per una questione affettiva, per tutta un'avventura incominciata insieme, eccetera,
Dispiace, però credo che se Luca Leone ha un'altra opportunità, ripeto, ne hanno parlato in tempi non sospetti, quindi che adesso maturi qualcosa per lui, non lasciarlo andare sarebbe ingiusto, anche perché, cioè, va detto anche un'altra cosa, Luca Leone in questa vicenda rischia una squalifica, perché lui si è accollato un potere di firma che prima aveva Claudio Di Meno di Bucchianico, che era già squalificato, ha preso lui il potere di firma, e quindi il mancato rispetto del pagamento dei contributi nella data fatidica, la mancanza della società ricadrà su Luca Leone, e quindi Luca Leone per il Lanciano si prenderà una squalifica che non gli farà sicuramente piacere. Se si becca 2 o 3 mesi di squalifica, quest'estate fa operare sul calciomercato sarà impossibile per lui, quindi almeno questo credo che Lanciano glielo debba riconoscere, perché lui per la causa Lanciano ci ha messo la faccia e ne pagherà le conseguenze. Quindi credo che uno, oltre al lavoro che ha fatto in questi anni, ai giocatori portati, ai risultati ottenuti, alla promozione, alle salvezze, che sono grande merito suo. Guarda, ti dico un'altra cosa, anche i soldi che ha fatto entrare nelle casse societarie, non c'è dubbio. Ma certo, è stato un manager costruito dal nulla, che arriva dal calcio, che non viene dalla Bocconi o da qualche università specifica, che è stato bravissimo a capire, a saper fare questo mestiere con grande competenza calcistica, cosa che in Italia oggi è abbastanza rara, e quindi a saper coniugare i conti economici con la competenza calcistica per un manager è una grande qualità. Lui l'ha dimostrato in una piazza come Lanciano, e credo che sia giusto che lo si possa andare a misurare in una piazza, in un'altra piazza più importante, con altre ambizioni, anche perché, ripeto, la società in tempi non sospetti era pronta a questa eventualità. Adesso che si matura, cioè adesso che l'eventualità matura, credo che non sarebbe giusto non capire cosa può succedere a lui, ecco. Quindi sei stato chiarissimo come sempre, Nicola, io ti ringrazio, mi auguro insomma che ci potremmo risentire senza dubbio e a commentare il Lanciano in Serie B, sperando di poter parlare di calcio, perché francamente preferiamo sempre parlare di calcio. Di queste vicende non lo dico, perché siccome qualche messaggio sui social mi è arrivato, sembra che chi parla di complotti contro il Lanciano, cioè, non è che ci divertiamo noi a parlare di queste cose, non è che anzi il mio era un ringraziare la Gazzetta dello Sport, perché tante notizie le abbiamo apprese grazie al tuo giornale l'altro giorno, quando è uscita proprio la notizia sul deferimento segnatamente a Luca Leone. Purtroppo le vicende processuali sono quelle, ripeto, meglio occuparsi di terzini, mediani e di centrocampisti che di queste cose. Purtroppo fa parte del nostro lavoro, ce ne occupiamo, ma ripeto, lo facciamo disinteressatamente, senza avere, non perché ci divertiamo, ecco, questo vorrei che fosse chiaro, perché dispiace che qualcuno veda la Gazzetta e il sottoscritto come macchina che tramano contro qualcuno, assolutamente, qualcuno. Proprio... e poi chi ti conosce sa che insomma in tempi non sospetti sei stato qui a Lanciano, hai sempre avuto una particolare attenzione, lo dico io in prima persona, anche il mio articolo sul master all'università di 2 anni fa è stato curato da te, quindi assolutamente non ti preoccupare di questi aspetti. Ci mancherebbe. Di società come il Lanciano, con le quali si collabora e si lavora bene, fossero tutte così lavoreremmo tutti meglio, quindi c'è un affetto e una simpatia anche per le persone che ci lavorano, che è speciale, quindi queste vicende francamente sono poco divertenti. Non c'è dubbio, ti faccio l'ultima, che riguarda un ex lancianese per i prossimi europei, Leonardo Pavoletti, come lo vedi? Tifo per lui, lo conosco, è un grande attaccante che ha fatto fatica per imporsi, è stato l'attaccante italiano che ha fatto più gol di tutti in Serie A quest'anno, e mi auguro che Conte gli dia la possibilità, perché la storia del calcio italiano insegna che alle grandi manifestazioni
l'uomo dell'ultimo momento, quello da Paolo Rossi, Totò Schillaci, ricordati in passato quando questi attaccanti arrivati all'ultimo in nazionale poi sono stati quelli decisivi. Ecco, mi auguro che Conte faccia questa scommessa e che riesca Pavoletti a darci qualche soddisfazione per una nazionale che altrimenti non è che sia particolarmente accattivante, ecco, e quindi speriamo. Speriamo. Grazie Nicola, gentile e squisito come al solito. E alla grazie prossima. Grazie a te Alessio e buonasera a tutti, grazie. Grazie a Nicola Binda della Gazzetta dello Sport, pasticcio federale sarebbe. Ma questo. Guarda, non è certo una novità che la giustizia sportiva sia così lenta. Addirittura in passato. No, in questo caso è anche piuttosto genere però, nei confronti. Il giornalista lì, insomma, parlava di cose un po'. Sì, sì. Però. Perché addirittura in passato certe partite si sono fatte l'anno successivo, cioè quando si ricominciava la preparazione dell'anno successivo hanno compiuto queste cose. Comunque, a prescindere da tutto, noi dobbiamo comunque sempre vincere a Livorno, sennò sì, decade sì, tutto. Certo. Sì, perché se va male quella partita lì, non c'è bisogno nemmeno di fare i processi. Insomma. Però il problema è questo, togliere una squadra come il Lanciano, una squadra medio bassa, diciamo, a livello di classifica, togliergli 6 punti in un campionato significa corsa ad handicap, quindi certo. Significa la legge in quel caso sul già... mancati pagamenti è chiara, ci sta tutto, hai però già è pagato. Anche ingiusto, secondo me è ingiusto, è perché ingiusto, a pagare però sono anche tifosi, è cristallizzata che... quella regola, quindi nulla questio sulle decisioni, poi su tutte le altre complicanze e su tutti gli altri pasticci che ricordava anche Binda. È lì che vuoi fare. Certo, però il problema, ripeto, sono anche i tifosi che pagano ed è secondo me anche ingiusto perché, ripeto, una squadra che parte con questo forte handicap chiaramente fa fatica a salvarsi. Guarda, un telespettatore da casa, Emanuela, dice, Sandro, se a Livorno lancia, queste sono le parole di Nicola Binda, se perde toglie tutti da un notevole imbarazzo. E tu quindi... dici che l'imbarazzo ci sarà perché vince il Lanciano. Noi vinciamo. L'imbarazzo ci sarà per il Livorno perché noi andiamo lì e vinciamo, quindi no, contro tutto vincere. E contro tutti. Proprio perché adesso si sta creando questo clima di destabilizzazione con questo nuovo presunto deferimento che arriverà, secondo me non arriva. Lo ha detto chiaramente su Luca Leone, sì. Che avrà anche una squalifica, almeno queste le parole di Nicola Binda. Allora, è giusto che se uno fa degli errori deve pagare, certo. Però... o tutti o nessuno, cioè non si possono fare due pesi e due misure. Il Lanciano avrà fatto degli errori, sta pagando, ha pagato anche troppo. Se ci hanno ridato 3 punti non penso che sia stato un regalo, vuol dire che avranno esagerato e quindi hanno cercato in qualche modo di rimediare. E anche il Livorno stesso non credo sia esente da errori, insomma. Quindi il Livorno ha i suoi problemi. Appunto. Anche il Livorno. Ma il fatto è pesante, che... sei punti sono tanti e troppi. Hai ragione, Santino, però. Perché sì. Falsifica anche il campionato in sì, questo modo. Assolutamente. Perché cioè, dove sta la verità sportiva? Sì, sì, potrebbe, da sportivi. Si potrebbe magari fare una cosa diversa, magari dare una sanzione. Però quello, io se preferisco più la sanzione. Se i problemi sono economici, squadra, non paghiamo, mettiamo le sanzioni. Meno 4, altri 2. Più 4 e risalvo. Ma anche se avevi vinto con la Ternana, capito, 46. Eravamo già salvi, non si poneva più il problema. Devo andare in pubblicità, poi seconda parte di Virtustyle scintillante questa sera alle telecamere, l'ottimo Gaetano Tereo che saluto e ringrazio, saluto da casa anche Marcello Ruggero che ci sta seguendo. La pubblicità la facciamo lanciare a Santino. Vabbè, ma sì. Allora Santino, quella è la telecamera. Qual è la mia, sei un questa? Grande artista, mi fai vedere come lanci i suggerimenti per gli acquisti. I consigli per gli acquisti. 21:41, rigorosa diretta su TV6. Mister, che cosa critichiamo all'ultima Virtus? Magari come sprone anche per giocare meglio. Oddio, una piccola critica, possiamo permettercela via. Forse l'atteggiamento di domenica. È vero che siamo andati in vantaggio abbastanza presto, insomma, e quindi la partita si è trascinata un po' avanti così, però forse la Virtus doveva più aggredire questo avversario, cercare più il raddoppio, cioè, perché ce n'era la possibilità, in quanto loro sono venuti qui, non è che ci hanno regalato qualcosa, però ho visto che hanno fatto la loro partita normale, si sono salvati domenica, hanno festeggiato in settimana, quindi... era, diciamo, il momento giusto per cercare, secondo me, per forzare, per rischiare un po' di più, anche se alcune occasioni le abbiamo avute.
Però non c'è stata quella pressione di solito che si è mancata, si fa in la cattiveria, sì. La cattiveria agonistica. Ci siamo adagiati su quel golletto lì, pensando di portarli in porto, e invece ci è andata male. E invece purtroppo gol sbagliato. E gol subito, no, dovevamo essere più cattivi e su quella palla di Ferrari dovevamo essere più cattivi. Questo è il gol di Guido Marilungo. Sì. Tu invece, Emanuela, come l'hai visto? Questione di rilassatezza dopo quel gol mancato. Visto che è arrivato di... proprio all'ultimo minuto, penso si sia trattato proprio di ok, abbiamo vinto, è finita. Di concentrazione proprio. Sì. Sì, solo questo. Altre critiche non le voglio muovere perché non mi sembra il caso. È stata una partita, l'ha detto anche il mister, è stata giocata bene, quindi non sotto ci sono stati shock, errori. Maragnoli. Assolutamente sì, beh tutti sì, certo. Però mi piace questo spirito subito di riprendersi, di andare avanti, di passare subito oltre. E qui l'occasionissima di Furlan, sì. Poi l'intervento prodigioso di Cragno. Ecco, solo su questi Cragno comunque è una grande rivelazione. Il mio amico di Cagliari, un caro amico mio, che è l'assessore alla cultura, un carissimo amico di Monserrato in realtà, e me lo diceva quando avevamo preso, lui ti fa Lanciano, Senso che è di Cagliari, siccome è venuto a vedere la partita, io l'ho ospitato a casa mia, e all'andata, quando abbiamo perso 3-1, lui era sugli spalti. A Lanciano e allo stadio in tribuna faceva il tifo per Lanciano e questo è straordinario. E lui mi dice ancora fino a ieri mi ha mandato un messaggio, ci salviamo. Quindi lui parteggia per noi. Forse perché a Cagliari abbiamo giocato molto bene. Sì, bravissima. Sì, sì. E lui mi parlava di Cragno già prima, quando era appena arrivato, di un portiere assolutamente affidabile. Cragno, e così è stato. Ah, è stata una grande rivelazione. Si sta confermando allora. Questa salvezza passerà anche per le mani e i prodigi di Cragno. Io però vi vogliamo faccio ricordare vedere. Anche che il Lanciano, le prime partite del nuovo corso, cioè del primo Maragliolo. Però è stato da vertice della Serie B, ha infilato una serie di partite importanti e di vittorie, di risultati utili che hanno portato la squadra a uscire fuori dalle paludi della retrocessione. Poi è arrivata l'ammazzata dalla Lega. Secondo me ha destabilizzato psicologicamente tutto l'ambiente. Allora, diciamo che la Virtus sul campo è salva, lo ha dimostrato anche quest'anno, che in difesa ad esempio sui centrali giochi con Boldor, infortunato di lungo corso, Rigione che era una scommessa, all'inizio sappiamo tutti l'adattamento che ha avuto con questa serie. Gli altri anni si arrivava a Ficagna a marzo, tanto per fare un esempio, quest'anno Primo Maragliulo ha dovuto avere a che fare con questo gruppo che si è rivelato lo stesso all'altezza, con pochissime risorse, con pochissimi mezzi. Quindi onore alla squadra, non c'è dubbio, sul campo l'abbiamo visto tutti, poi si può criticare qualcosa, si può criticare altro, ma la squadra che cosa doveva fare di più? Il suo l'ha fatto. Non stiamo cercando né giustificativi perché poi ci mancherebbe altro, con questi uomini a disposizione... La squadra è stata rigenerata, Paragliulo, ripeto, ha indovinato... già dalla prima partita, ma già il fatto di ricaricare Bacinovic, che fondamentalmente girava in mezzo al campo, infatti a me non piaceva molto. Non piace. Dopo ha cominciato a fare anche qualche golletto dove lui per essere forte deve fare qualche, un centrocampista per essere forte ogni tanto deve far sentire la sua presenza in campo sotto l'aspetto del gol naturalmente. E poi, un po' troppo falloso forse, ecco una critica troppo falloso forse perché al centro del campo al fianco lui ha due ragazzi che delle volte vengono trascinati un po' dal gioco, anche per questo motivo lui rimane sempre un po' dietro e alcune volte è costretto ad arrangiarsi. Vabbè, anche per farvi capire lo spirito di chi è stato qui, lo dico, stamattina ho incontrato Mimmo Di Cecco, venerdì sera dice io farò il tifo per la mia Lanciano, sto benissimo a Catania, era qui a Lanciano, fa molto piacere sempre rivedere persone che hanno sudato per questa maglia, ci hanno messo la faccia sempre a prescindere e comunque, quindi onore anche a Mimmo Di Cecco ma anche alla vecchia guardia. Poi non stiamo a guardare tutti gli aspetti, non li vogliamo nemmeno sapere, nemmeno ascoltare, nemmeno tenere in considerazione, però fa piacere magari sentire un ex capitano di questa squadra che dice venerdì sera sono pronto a tifare per la mia Lanciano, quindi anche questo è un segno molto importante. Però io
vi ho dato prima la caramella, adesso vi do il cioccolatino, il peperoncino, vi faccio sentire il nostro criticatore ufficiale, Franco Battistel, che come sempre non le manda a dire, ci mancherebbe altro, vai con l'angolo della critica. Amici miei, si chiama onestà, si chiama coraggio. Buonasera e benvenuti all'angolo della critica. Siamo tutti un po' frastornati da questo pareggio che ci condanna quasi matematicamente. Molti non lo credono, ma la partita di Livorno sarà difficilissima, soprattutto se il mister, che voi sapete stimo tantissimo, continuerà a giocare con questa stessa formazione che ha dato molto all'inizio, ma che adesso fisicamente, a mio avviso, è arrivata alla frutta, quando abbiamo giocatori giovani che possono essere più incisivi di quelli che sta facendo giocare il mister. Uno per tutti, e lo sono già 3 settimane che lo vado dicendo, Bastola è un giocatore che corre a 3.000 all'ora, ma è un giocatore proprio per questo che a mio avviso è stanco e dovrebbe riposare un po', o almeno utilizzarlo nella ripresa quando il risultato lo richiede. Milinkovic sarebbe dovuto essere titolare a mio avviso, o almeno entrare al posto di Turchi, perché sarà un caso, ma Turchi ultimamente negli anni passati portava bene, adesso quando entra lui purtroppo le cose vanno sempre peggio, e soprattutto nell'occasione del gol è responsabile di non aver fatto la diagonale e di aver protetto il portiere dall'arrivo dell'attaccante della Ternana. Erano 3 giocatori da soli sul lato sinistro al secondo palo, invece 5 nostri giocatori erano al centro a non marcare nessuno, quindi un errore clamoroso. Ma ripeto, Turchi, anziché andare a fare la diagonale, si è fermato, ha alzato la mano per chiedere un fuorigioco che di fatti non c'era. Quindi il mister, se vorrà sperare in questa vittoria, dovrà cambiare, a mio avviso, e riformulare la squadra in modo diverso, perché lì bisogna puntare, dato che il Livorno deve per forza vincere, dobbiamo puntare su difenderci e ripartire in velocità. E in questo caso Di Francesco deve giocare centrale per avere le ripartenze, un corridoio libero a centro e non sulla fascia. E in questo caso farei riposare anche Ferrari, lo metterei in panchina e soltanto nell'evenienza lo farei entrare. Ho da dire qualcosa anche sulla società, che anziché stare vicino alla squadra e caricare i tifosi, la settimana scorsa non si è comportata molto bene con i presenti nella curva. Allora, in un momento come questo penso che la società, anziché lasciarsi distrarre da altro, dovrebbe essere molto più vicina alla squadra e concentrarsi per evitare questa retrocessione che ormai sembra già scontata. Quindi la società stia vicina alla squadra e speriamo che tutto vada bene. Quindi ci auguriamo che venerdì questa partita ci dia una speranza di salvezza, ma per accadere questo occorre, ripeto, una formazione con degli attaccanti veloci che devono sfruttare le ripartenze, perché altrimenti non ce la faremo. Forza Lanciano, e speriamo che il miracolo accada. E questa, amici miei, si chiama onestà, si chiama coraggio. In un certo senso, dice Franco Battistella, che saluto e abbraccio, andiamoci, non dico a difendere, ma a fare una gara guardinga a Livorno e poi a... Guardinga, sicuramente lì troveremo un ambiente caldo, un po' diverso, certo. Un ambiente caldo, cioè è uno stadio dove hanno fatto la Serie A, troveremo magari 15-20.000 persone allo poi stadio. Poi ci collegheremo con Livorno e sentiremo le ultimissime. Lanciano non è che debba inventarsi chissà che, deve fare la sua solita partita, come sta facendo sempre fuori casa, togliendo l'episodio Pescara. Ha sempre giocato bene a Cagliari, a Latina, a Vicenza, a Salerno, cosa vogliamo di più? Certo, la partita lo sappiamo, vale un campionato non solo per noi, anche per loro. E quindi mister, ti è piaciuto Gian Donato secondo me è stato il migliore in campo, poi qualche problemino comunque all'inizio della ripresa lo ha sostituito. Va bene, Gian Donato ha giocato poco fino ad oggi, non può avere la tenuta fisica di alcuni giocatori. Ho notato però che ha un bel piede, ha messo infatti l'assist prima del gol è suo, un'altra punizione interessante per anche, Rigione anche prima. Poi chiaramente avrà accusato un po' la fatica.
non è al top, insomma, fisicamente. Non è al top fisicamente. Magari, ma però tatticamente critica. È un giocatore estremamente interessante. Molto interessante. Secondo te, l'opinione tra Cappellini come non c'è più? Tra poco c'è e parlerà Cappellini senza peli sulla lingua, ritorna e dà anche la spiegazione scientifica del pari della Ternana, quindi... aspettate qualche minuto, il super bomber, come no, c'è sempre. Magari una critica, si poteva dare qualche opportunità di più ai vari Milinkovic, ai vari Giandonato? Ma guarda, io credo che se il mister non gli ha dato tutta questa possibilità, probabilmente ha visto negli allenamenti che non erano pronti. Certo. Tornando al discorso del critico, è giusto che lui faccia il suo, l'angolo della critica deve criticare, è giusto. Però forse è stato un po' troppo critico. E a mio avviso la squadra come adesso va bene. Certo, deve dare, il mister sa se può dare... Dici che è stato troppo duro. Troppo duro. Allora, a fine anno ti farò risentire qualche trasmissione quando c'era sulla guida tecnica Roberto D'Averzo. E poi fai il metro. Me le ricordo, questa sera molto soft, Franco Battistelli. Però in vista di una partita dove troveremo un ambiente comunque ostile, non è il caso di fare degli esperimenti, secondo me. Certo. La squadra come adesso è... Deve andare una squadra esperta a Livorno, giusto, se vogliamo portare il bottino pieno a casa. Raggiante, come dicono, della nostra Emanuela Paolo Emilio. Vedi, al tuo fianco, Santino, ti abbiamo messo una bella ragazza sorridente. E... saluto Anna Maria, un bacio. Propositiva. E a te, mister, ti saluta magari qualcuno da Castrovillari, qualche tua fans... No, penso perché lì insomma, un paio d'anni ho fatto 30 gol, quindi si ricordano molto bene. Sì, c'è stato un anno che eravamo già quasi retrocessi, eravamo ultimi, poi lì ho le ultime 10 partite, ne abbiamo vinte 8 e ho fatto 9 gol, siamo quasi in tutte le partite. E so che allora, qualche anno fa sei andato a Castrovillari, ti hanno riconosciuto allo stadio di Castrovillari e c'è stata un'ovazione per te. Sì, quella è stata una grande soddisfazione, certo. Sono andato lì con mia moglie, si è alzata in piedi tutta la tribuna, io non mi aspettavo una cosa del genere. Come hanno fatto a sapere che io andavo allo stadio, lo sapevano già, è stato molto emozionante, il bello del calcio, come il bello del calcio, anche questi messaggi, ragazzi, dobbiamo andare a vincere a Livorno con lo stile, perché solo con lo stile possiamo tenerci la B. Coraggio, ci vuole coraggio. Ci vuole molto coraggio, ma tanta tanta determinazione. Cioè bisogna andare lì con esperienza e fare bottino pieno. Dobbiamo bisogna andare lì con molta pazienza. Anche la pazienza, ma io credo la determinazione farà la differenza. Se andiamo lì determinati a vincere, se saremo convinti di vincere, vinceremo. Se invece andremo così, se non ci sarà questa grande convinzione, credo che sarà difficile. Qualcuno però invoca anche il colore effervescente, speriamo. La convinzione innanzitutto, la calma, la pazienza, non è che noi dobbiamo andare lì subito, buttarci in avanti e cercare Guardinghi. Ecco perché i giocatori di esperienza possono far questo. Esatto, più che la critica di Battistella prima. No? Qualcuno critica la critica, però ci sta nel mondo del calcio. Ma sicuramente. Poi lo ripeto sempre, sono molto fiero perché dalla prima puntata ad oggi ho sempre avuto Franco Battistella che non ha mai detto una cosa. Ha detto tutto in maniera, se vogliamo, anche ruvida, ma con una puntualità spaventosa, mai ha offeso nessuno. No, onore a Franco Battistella, certo, e alla sua libertà di parole e di opinione, perché molto spesso è inutile che ci giriamo attorno, si cerca di glissare su certi aspetti. Franco Battistella è stata una delle, secondo me, novità più importanti e più azzeccate di Virtus.Style. Comunque la critica serve per migliorare, sì, non e quindi c'è dubbio. La critica costruttiva aiuta in tutti i campi, serve. Tu Santino, su questi inserimenti Giandonato come lo avevi visto? Perché poi... Ma io l'ho visto bene perché vedo il ragazzo tecnicamente dotato ma anche tatticamente molto intelligente. Probabilmente quest'anno ha avuto qualche deficit fisico, forse, quindi alla distanza tende a scendere proprio, diciamo, di tenuta fisica. Un po' più di carattere forse sarebbe un giocatore, perché
lui ha avuto un passaggio, ha debuttato nella Juventus, certo. Poi ha girato diverse squadre. Sì, con, e quindi ma forse si vede che è di categoria superiore, ma manca, sì. Io lo vedo. Però sai che cosa c'è? Che se gioca Bacinovic, giocare tutte e due assieme non è tanto semplice. Certo. Perché adesso queste due mezzali che abbiamo sono due mezzali. Eppure, mister, ti propongo io un poker di centrocampo. Dimmi se va bene. Bacinovic, Giandonato con Rocca e Vastola. Marilungo e Di Francesco. Ferrari poi parte dalla panchina. Una sorta di 4-4-2. 4-4-1-1. Fantacalcio secondo te o ci può stare? Guarda, ci può stare tutto, secondo la condizione del giocatore. Boh, questi due al centro che hai messo, Giandonato e Bacinovic. Giandonato ha giocato poco, perché i due al centro poi devono attaccare e difendere, almeno si inserisse uno a viceversa, insomma, prima uno poi l'altro. Quindi se uno non ha proprio una preparazione fisica o proprio delle doti specifiche per certe cose, andremo in difficoltà. Quindi io ritengo che giochi uno dei due, poi quando c'è bisogno del cambio. No, non è che possa giocare soltanto al posto di appare piuttosto di scontato Bacino. Comunque Bacinovic, uomo esperto, uomo che... Per esempio, se noi vinciamo la partita, ecco che lì possono benissimo così stare tutti e due. Ma secondo me più che lo schieramento tattico sarà determinante la volontà che i giocatori metteranno al in campo. Carattere sicuramente. E lo spirito. Come si motiva la squadra? Secondo te Maragliulo che cosa, su quali aspetti mentali sta operando in questi giorni? Ma io credo che li motiverà sul fatto che è un conto giocare in Serie B, un conto giocare in Serie C l'anno prossimo. Quindi il fatto di poter ancora una volta calcare i campi della Serie B credo che sia un forte stimolo. E siccome è qualcosa non di aleatorio, come dire, di utopistico, qualcosa di che concretamente possiamo conquistare sul campo, bisogna andare a Livorno per vincere. E io a Livorno ci vado l'11 giugno per un concerto. Quindi, e poi saluterò. Li saluterai con il 10 a Pisa, l'11 a un derby l'11 farà, a Livorno, il 12 a Prato, quindi sto in Toscana quel periodo. Triangolo della Toscana. No, penso che Maragliulo stia lavorando, come ha detto il giocatore, che mi dimentico il nome. Marito della presidentessa, insomma, Turchi. Lavorerà un po' sulla testa, perché se li carica troppo, se gli sta troppo presso, si parla dalla mattina alla sera questa presa, si rischia di sentire troppo la presa. Comunque non è non caricare, vero? Non caricarli troppo di responsabilità. Troppo, quindi di però io credo già qualcuno chiede perché Santino non componi l'inno del Lanciano. Ci puoi pensare. Posso provarci. Provarci, perché insomma io quando vado allo stadio ci vado come tifoso, non come compositore, per cui l'istinto, no, io ti vedo dalla tribuna stampa. Il problema è che purtroppo io tante volte non posso seguire allo stadio, seguo o dalla TV o da Sky Go, a volte mi porto dietro i miei mezzi tecnologici. E questo mi dispiace, perché a me piace andare allo stadio, a me piace stare vicino alla squadra, e frequentavo insomma il Lanciano fin da ragazzo, ho giocato nelle giovanili poi del Lanciano calcio. Che ruolo aveva Santino? Io ero alla destra, all'epoca esistevo Leale, numero 7. Alla Di Francesco, partivi e saltavi l'uomo. Ero un'ala destra, un tornante oggi lo chiameremo. Il tuo giocatore preferito? Della è stato, no, in generale, il tuo prototipo di ala alla quale ispirarsi? Ma avevo tanto, quando ero ragazzo, io ero bambino, a me piaceva Gianni Rivera, quando ero bambino. Forse però lui intendeva dire come giocatore, forse Bruno Conti. Bruno Conti, sì, era uno certamente. Il capello c'è alla Bruno Conti, Il capello? Il tuo capello, Bruno Conti, sì. I tempi d'oro della Roma. Sì, l'ho visto oggi. Dici? Causio, questa gente qui. Invece, quello era, però... Secondo te, Manuela, come si motiva? Solo sull'aspetto mentale, per il resto va da sé? Secondo me, come ha detto già il mister nell'intervista post partita, non bisogna dimenticare quanto di buono è stato fatto, perché la squadra, ripeterò all'infinito, sul campo si è salvata. Quindi ha dimostrato di essere una squadra forte, una squadra che merita di rimanere in Serie B. Quindi soltanto forse di essere un po' più convinti, di andare motivati, sicuramente andranno motivati, e di non aver paura di nessuno, perché il Lanciano non deve avere paura di nessuno. Certo, certo. Infatti ne abbiamo parlato fino adesso. Sì, concordo pienamente. Comunque, tanti messaggi positivi, con la convinzione di andare a Livorno e farcela. Però Santino, tu lo conosci.
Tu lo conosci, sto parlando del bomber, tu lo conosci. Tu vuoi sentire il nostro bomber Cappellini che ha parlato dai, di Livorno? Dai, come no? È un caro amico voi Cappellini. Cioè, è amico di tutta Lanciano Cappellini. È un mito. È un Lanciano. Idolo. È un idolo, è vero. Idolo è un Cappellini. Personaggio importante. Da un bomber come il nostro Renzo al bomber Cappellini. Mi lanci tu l'angolo del bomber? Quella è la telecamera dell'ottimo Gaetano Terio. Beh, vai Cappellini, sei sempre... il migliore. Il migliore. Lancianese Doc. No. Un saluto agli amici di Virtus Style. Il calcio da aspettare il fischio dell'arbitro. Non bisogna mai, non ti puoi riposare. Il calcio è così, devi stare sempre col coltello tra i denti. Era una partita che non si poteva pareggiare mai. Anche un po' di sfortuna, perché queste stanno proprio annate di sfortuna. La causa di questo gol è me, che io mo pallone forse l'imbaro a parecchi asinoni che vanno in giro, e il fatto della bandierina. Quella è stata un'altra sventura, perché la bandierina ti ha preso 2 minuti, ma forse pure qualcosa in più, se no non era 5 minuti, quelli erano 3 minuti per massimo. E a 3 minuti tu la partita ce l'avevi in pugno, capito? Ecco perché, o diciamo se, lo sai quanti se, sai ci, c'è un vocabolario per imparare da questo che va camminando, e se entriamo in Milovic, entro quel, entro quello, entro Turk, che Turk non può dire niente, che ha giocato pure la grande, ha dato pure la palla del 2-0 e se le mangiano dentro la porta propria, cioè non lo so, che non arriva a capire, ma non lo so, se non si chiude le partite, vedi che quella con punizione, se vedi il centravanti di testa, schizzate con la palla, andate a fare come un boomerang, quello è un boomerang, ma non lo capiscono. Lei sta intelligendo il capitano che ha dato una capocchiata, proprio la palla è andata a pescare quei due là dietro, che stavano a fare? A cogliere l'erba, quei due da solo. Quella Sinone che ha tirato, giustamente stava pure bello fresco, è entrato da poco, però non c'ha neanche il piede, dice che non è sinistro, talmente che l'ha preso proprio con lo pieno, che il portiere non poteva fare neanche niente, che il portiere ci stava sulla traiettoria. Magari se era più basso io lo prendeva. Sì, no, io sono una squadra professionista, ma poi c'è tutta gente esperta che nella vita che stanno a giocare. Ma quando hai 5 minuti di recupero? Ma ti puoi cominciare a buttare a terra. Una volta una, una volta un'altra. E spezzi il ritmo, spezzi l'azione, può darsi quel punizione non succedeva. Che poteva dare pure lo stesso Ferrara, che non è altro punizione. State a terra, non ti alzare. Non ti regalano niente a nessuno, che ti credi che la Salernitana si fa una camminata col come che vince? Ti credi tu? E lo stesso Livorno che si fa una camminata in quello Lanciano, ti credi tu? Lanciano va là, a braga aperte, to. È vero che ci starranno il minimo 15.000 spettatori, perché mo con lo Spinella ha fatto una fera quando era da dare 3 punti a Lanciano, proprio. Mo quando è piatto 3 punti a Ascoli sta a posto. Se la meritata del 3 punti a Ascoli. Mo non parla, mo là sì, diventa un appoggio, perché giustamente quella è una squadra che è quasi matematica retrocesso. Rendi conto che è successo, un finimonte, però pure sa, venerdì sera può succedere delle cose inverosimili, il calcio ti puoi aspettare di tutto, ti chiedi che la San Natale mi giocava facile col coco, Lanciano gioca la Lanciano, a partite se le poi le può pure fare secche. Lanciano, che se io che ne hai giocato in gara con l'Otomo, Cagliari e compagnia bella, ma mica è diventata l'ultima ruota. Se la squadra, se gioca da Lanciano, ci credo sì. E chi è? E chi è un Livorno? Adesso è solo un Barcellona, solo Livorno. Chi è solo Livorno? Livorno era spacciato, perché il risultato si è messo tutto al contrario. Lanciano ha pareggiato a tempo scaduto, 95esimo. Ecco perché la scuola ha vinto. La Salernitana Bossa sapeva che perdeva, lo stesso pure il Modena con Pescara. Pescara, come sta a si mangia prosciutto, mostra tu devi riprendere quella trasmissione di 6 mesi fa, ti ricordi?
a tutti i capiscitori che stanno alla, non solo a Lanciano, all'Abruzzo. Quando il Pescara, ti ho detto, stava proprio sotto, ti detto lei, il Pescara lotta per le playoff. È vero o no? Mo tutti te l'hai detto, guardate, se che la materia siete tutti esseri. Che da dire, poi devi riprendere quella e cucina, senti pure che Pescara è, quando stava sotto Pescara. Abbiamo un saluto a tutti gli sportivi frentani, bisogna crederci, dai, che ci possiamo salvare. Mo. Bisogna crederci, dopo no, lui no, in questa materia è laureato. Sì, certo che bisogna crederci, è normale, con una partita ti giochi un campionato. La bandierina? La bandierina del... questo l'avevamo dimenticato. Certo, lì abbiamo perso 2 o 3 minuti, sicuramente, ma dopo quando le cose si mettono in una certa maniera va tutto, si vede che era destino. Dov'è sull'analisi del bomber? Beh, mi ha messo sicuramente di buon umore, quindi adesso ci crederanno anche tante altre persone che non ci credevano, quindi. Grande bomber, tu Santino sul nostro bomber? Ho faticato un po' a seguirlo, diciamo, non ho capito bene tutta la però diciamo non la sintesi. La sintesi forza Lanciano l'ho capito, e questo è importante. Il messaggio forte e chiaro è arrivato. Poi lui è un carissimo amico, figurati. Quindi anche con i gesti, anche se non parla, Cappellini si fa capire, perché parla col cuore, sì, e poi è una bella persona, è vero. Questo bisogna riconoscerlo, non c'è dubbio. Grazie anche a Bomber Cappellini. Quella è la telecamera, Emanuele, la pubblicità questa volta tocca a te da con ottimismo, con come la lanci questa pubblicità? Ci vediamo tra poco. Eccoci qua, ultima parte di Virtus Style. Stavamo ridendo col bomber Renzo, però insomma ci sono tante novità. Il Livorno nella banalità non è il Barcellona. E quindi... No, assolutamente, il Livorno, adesso non mi ricordo a Lanciano. 2-1 per il Lanciano. 2-1 per il Lanciano, quindi già l'abbiamo battuto, questo è di buon auspicio. E no, assolutamente, loro sono rientrati in gioco una settimana fa perché erano spacciati. Certo, adesso vedono l'opportunità di, diciamo, di salvarci, di rientrare. Cappellini, che è chiaro che sarà che un idolo. Hai l'uccellino in mano, quindi non lo vuoi far fuggire. Certo, è così, è chiaro che vedono la possibilità di salvarsi. Sarà una partita durissima, sotto l'aspetto anche agonistico. Però noi abbiamo dei giovanotti che in campo corrono. Ecco il motivo per cui magari mettere Bacino e Gian Donato non lo ritenevo molto, perché le due mezzali che abbiamo noi attaccano, difendono. Certo, a volte hanno degli alti e bassi perché sono giovani, sono ragazzi, certo. È normale che sia così. Però il mister Maragliuro sa quello che fa, secondo me. Certo. Sa quello, tu annuisci, Emanuele. D'accordo col mister, sa quello che fa. Vabbè, ma è un mister anche per questo, di pallone nel mio capisce. Ha giocato a livelli professionali, quindi ci può insegnare qualcosa. No. Che ne pensi? Anche questi giovani, vari Rocca, che hanno dato tanto a questa seconda parte del Lanciano. Mi viene in mente Rocca, prima Santino ricordava Cragno. Ma c'è Rigione che ha avuto un'evoluzione tattica molto importante. Sì, sì. C'è stato il giusto mix tra i vecchietti, diciamo, che già c'erano. Il tuo idolo è un vecchietto. Un vecchietto, ma è un sempreverde. Federico Amenta. Federico Amenta. Sì, sì, Amenta è veramente un giocatore strepitoso. Non dico solo perché è il mio idolo, però bisogna riconoscergli la professionalità, perché se è arrivato a quest'età e che gioca ancora a questi livelli è perché è un grande professionista. È anche una brava persona. Fare quelle cose vuol dire perché si comporta da professionista, e evidentemente va a dormire presto la sera e mangia bene. Basta vederlo fisicamente, snello, alto. Tutti i nostri giocatori, bisogna fare un plauso a questi ragazzi, perché loro sul campo si sono salvati. Loro è più di quello che hanno fatto. Sì, ragazzi, cosa devono fare? Adesso loro pagano colpe, non loro. E questo, ripeto, che è ingiusto sportivamente. Ma forse, ingiusto. Santino, anche quello che ha creato malessere, tra virgolette, quando rimane nei confini, nel perimetro giusto, anche da parte della,
della tifoseria che comunque ha sempre sostenuto questa squadra a prescindere. I tifosi sono delusi più che amareggiati da questa situazione. Ma probabilmente c'è stata anche una cortina fumogena e tante cose sono apparse e non erano chiare all'inizio, quindi probabilmente anche questo ha destabilizzato. Molto, molto. E noi paghiamo anche un girone d'andata non all'altezza delle tre edizioni precedenti, delle tre stagioni precedenti, e questo secondo me ha influito molto. Poi nessuno si aspettava che con il cambio della vecchia guardia e con il cambio di allenatore potevamo avere insomma questo grande exploit. E poi ci stiamo giocando fuori dal campo la nostra salvezza. Sono cominciate le questo che ci dispiace, perché noi sul campo abbiamo fatto, i ragazzi hanno fatto il loro, quindi bisogna fare un plauso a questi ragazzi. Io mi auguro comunque che il Lanciano si possa salvare e mi auguro, ripeto, che il Pescara possa andare in Serie A e che qualche altra squadra dalla C possa arrivare a infoltire il gruppo delle squadre nella Serie Cadetta, perché il movimento calcistico abruzzese possa avanzare sempre di più e possa ritagliarsi un ruolo importante nel panorama calcistico nazionale. Non c'è dubbio. Come si sta organizzando la tifoseria, Emanuela? Beh, penso che ci sarà un nutrito numero, io non so adesso in quanti saremo a partire, ma saremo abbastanza, certo non come loro 20.000, ma ci faremo sentire però, anche se siamo però pochi. Però i 20.000, cioè se facciamo un gol subito, i 20.000, invece di applaudire, comincia a fischiare, quindi per loro è anche sicuramente un handicap. Spaventati, da perché non dobbiamo avere paura, no. Siamo più forti, abbiamo dimostrato di essere superiori. Vogliamo lanciamo tutti e tre assieme un messaggio ai ragazzi, ai giocatori: forza e coraggio. Certo, forza e coraggio. Questo deve essere lo slogan, forza e coraggio. Forza e coraggio a parte, mister, tante squadre stanno ancora ballando e questi 90 minuti le vivono con una particolare apprensione. Mi riferisco al Modena, alla Latina di Gautieri, alla Salernitana, alla Pro Vercelli, sì, all'Ascoli, sì, che insomma, oddio, si è tutto ricomplicato in maniera dovrebbe assurda. Essere fuori, però in effetti sì, se noi vediamo... Ma se noi vinciamo è fatta. Salernitana, addirittura saliamo. Il Modena, che io ritenevo una bellissima squadra, perché quando è venuta qui a Lanciano è vero che ha perso, però l'ho visto con due attaccanti forti, un centrocampo molto forte, non pensavo che il Modena... Guidati da Crespo all'epoca, no? Sì, sì, Crespo attualmente c'è Bergodi, sì, allenatore, ecco. All'epoca, quando viene a Lanciano era Crespo. Quindi cosa dovrebbero dire queste squadre qua? Molto più attrezzate poi del Lanciano, anche a livello societario. Probabilmente, Santino, quello che fa rabbia è che al cospetto di squadre, avete citato il Modena col diavolo Granoce, tu ti chiami Lanciano, non hai Granoce, ma hai tanto spirito, tanta volontà, tanti ti sei salvato sul campo. E poi succede tutto quello a corollario e ti quello taglia che le gambe. Sì, questa è una grande questo rabbia. Questo spirito di combattivo, si è giocato tutte le partite alla pari. Certo, dove non siamo magari. Ma anche facendo del bel gioco. Io ho visto a tratti, a certe partite del campionato, io ho trovato delle partite davvero ben giocate. Giocate bene, di rimessa e con velocità, grande personalità. Con tanta personalità. Allora, prima di andare a Livorno, no, io vi faccio ascoltare il nostro giudice Giampiero Cancelli. Anche lui ha emesso sentenze benevole per il mio modo di vedere. Vi faccio vedere il giudice e poi in finale vi daremo tutti gli aggiornamenti sul Livorno e su quello che sarà la sfida delle 20:40. Fischia Nasca, arbitro esperto, arbitro che insomma non dovrebbe essere un motivo preoccupante per appunto per la direzione di questa gara. Così è stato deciso oggi, l'ufficializzazione dei direttori di gara. Nasca fischierà Lanciano, anzi Livorno Lanciano, ma è il momento del giudice. Nasca di Bari. In nome del popolo frentano dichiaro aperta l'udienza.
Bene, anche contro la Ternana, l'ultima dentro casa, malgrado il pareggio, dobbiamo masticare un boccone amaro. Io porto a processo oggi 3 punti in vista anche dell'ultima contro il Livorno. Allora, il primo punto che porto in esame oggi è la situazione mentale che si è venuta a creare. Il Lanciano purtroppo oramai non vince da un mese, in questo mese ha raccolto soltanto un punto, no, 2 punti. Bene, segno che qualche problema c'è qualche problema anche di degrado dei risultati. Quindi adesso insomma dobbiamo fare l'ultima per non morire. Il secondo punto che porto a esame oggi è la rosa a disposizione del mister, che purtroppo anche lui ha commesso qualche errore, ma ha dovuto fare un po', come si suol dire, i cosiddetti conti della serva, perché abbiamo dovuto spremere insomma molti giocatori per lunghissime partite. Però purtroppo nonostante questo abbiamo fatto il massimo, ma non basta. Vi lascio con una massima dello storico Tito Livio e poi lascerò a voi le conclusioni. Bene, nelle situazioni difficili e quando le presenze di situazioni sono diciamo impossibili, ci se la può comunque provare a fare a Livorno, dal mio punto di vista. Speriamo bene e speriamo di rimanere in Serie B. A voi le conclusioni, così è deciso, l'udienza è tolta. Accomodato anche Tito Livio, il giudice. Io dico, è stato molto breve, molto concreto, diciamo. Allora io vi interrompo perché credo che questo interessi a tutti. Andiamo a Livorno da Alessandro Guerrieri. Ciao Alessandro, ben risentito, buonasera. Ciao, buonasera a te e a tutti i tuoi ascoltatori. Allora, Alessandro, collega di Telecentro Livorno, com'è l'ambiente, Alessandro? Ma guarda, l'ambiente è veramente in fibrillazione, si prevede una grande affluenza di pubblico, si pensa di superare i 10.000 spettatori per questa grande sfida con il Lanciano, complice anche la possibilità di avere biglietti a prezzo veramente irrisorio, 1 euro le curve, 5 euro la gradinata, per cui la città sembra finalmente essersi svegliata dal torpore e vuol cogliere assolutamente questa grande opportunità di raddrizzare una stagione che fino a una settimana fa sembrava indirizzata verso una retrocessione che non è assolutamente ancora evitata, ma comunque c'è la possibilità di provare a farlo. Come ha reagito subito dopo quel pareggio della Ternana a Lanciano la città di Livorno? Noi ci eravamo sentiti una settimana fa in una situazione quasi paradossale, quasi irrimediabile in qualche modo per il Livorno. Cosa è cambiato secondo te? Ma ha cambiato tutto, quel gol ha fatto tutta la differenza del mondo per il Livorno e anche per il Lanciano evidentemente. Esatto. Un gol che ha fatto rinascere speranze che speravano sopite, perché senza quel gol della Ternana la sorte del Livorno sarebbe stata veramente appesa a un filo, legata alle mancate vittorie di Modena, Novara e Postacci e della Salernitana in casa con il Como. Invece quel gol dà la possibilità di agganciare i play-out battendo evidentemente il Lanciano, perché è condicio sine qua non, per poi attaccarsi alle radioline e sperare in una mancata vittoria del Modena, Novara e Postacci. Sostanzialmente è stato un gol paradossalmente forse anche più importante di quelli che il Livorno ha segnato a Ascoli. Alessandro, invece dal punto di vista tattico, che Livorno ci dobbiamo aspettare? Assente Biagianti per squalifica, sì, poi? Certo. Allora, dunque, sicuramente Gelarin confermerà per 10 undicesimi la formazione che ha spugnato il Del Duca. Unica modifica evidentemente è dovuta alla squalifica di Biagianti. Si giocano il posto in due, Schiavone che sta recuperando e Cazzola. Se Schiavone è disponibile gioca lui, altrimenti si va con Cazzola, che ti porta meno geometria ma qualche inserimento in più dalle parti di Flaminio.
Senti, dal punto di vista ambientale, sappiamo che, allora, Spinelli, hai seguito anche un po' la vicenda la scorsa settimana, si era fatto sentire, poi questo pasticcio a livello legale, parliamo così in modo generale, che si sta ingenerando in questi giorni proprio su questo presunto nuovo deferimento della Virtus. Come si vive tutto questo a Livorno? Ma in questo momento l'attenzione principale è rivolta, e dico fortunatamente, ai fatti del campo, per cui c'è grande volontà di giocare venerdì, di vincere venerdì e poi vedere quello che accadrà. In primis sul sintetico del Piera di Novara e poi eventualmente nelle aule della giustizia sportiva. Ma in questo momento l'attenzione principale della squadra, della società, ma soprattutto della città intera è rivolta alla grande sfida di venerdì. Domani come si preparerà il Livorno? Gelain, come sta preparando questa sfida? Domani, oggi immagino doppia seduta per la squadra labronica. Sì, domani è doppia seduta. Gelain sta cercando di tenere lontana la squadra da quelle che sono le inevitabili funzioni della città, una città che si è risvegliata in quattro giorni, si parla addirittura, come ti dicevo, in inizio di collegamento di 10.000 persone, per cui Gelain non vuole che questa partita si carichi troppo, perché la partita che per prepararla è molto semplice, una partita che vale un campionato, anche se anche in caso di vittoria non sarebbe decisiva, perché comunque Livorno ha ammesso di arrivare ai playoff, poi avrebbe sicuramente un'altra partita molto molto difficile, presumibilmente con il Latina. L'intendimento di Gelain è quello di tenere lontana la squadra da questo grande movimento che c'è in città, doppia seduta e poi giocarsi tutto in 90 minuti, una partita da dentro e fuori, presumo anche per il Lanciano, anche se, correggimi se sbaglio, sic santibus rebus, per dire la Latina, forse un pareggio potrebbe anche andare bene, e correggimi se sbaglio. Sì, tante combinazioni in gioco, esatto. Alessandro, quindi credo che poi, dopo anche aver visto il Como contro lo Spezia, sia inutile fare calcoli, certo. E probabilità. Senti, se una settimana fa Livorno, la Livorno Sportiva, ci credeva 10% a questa salvezza o almeno al tentativo dei play-out, adesso quanto ci crede percentualmente? Ci crede molto, ti posso dire che quanto ci crede la città è sicuramente più del 50%. Vista da detto lavori, diciamo che per quanto riguarda la salvezza, sto parlando, secondo me le percentuali che Livorno si salvi non superano il 40%, si aumentano leggermente in ottica play-out. Secondo me il Livorno ha il 50% di raggiungere i play-out, fermo restando che battere il Lanciano non è semplice, perché se andiamo a vedere, e non è che questo lo dico perché sono in collegamento con voi, ma perché lo penso realmente, se andiamo a vedere i punti conquistati sul campo, i frentani hanno qualcosa in più degli Amaranto, questo penso sia abbastanza innegabile. Non c'è dubbio. E noi me ne andiamo, Se, Alessandro, sei stato come sempre prezioso, a risentirci alla prossima, speriamo entrambe di risentirci, tu con il Livorno, io con la Virtus Lanciano, in Serie B ovviamente. Speriamo che tu sia un buon profeta, un saluto a te e a tutti gli amici ascoltatori. Grazie, grazie ad Alessandro Guerrieri, io vi volevo far vedere anche con l'ausilio di Apple TV, se ci riusciamo, e lo ringrazio perché quest'anno ci ha dato una grossa mano, soprattutto nella prima parte della stagione, Giovanni Di Loreto ha condotto Fischi per Fiaschi, ha riportato un dettaglio sull'operato di Luigi Nasca della sezione arbitrale AIA di Bari, in deroga, 38 anni impiegato, come sempre puntualissimo Giovanni Di Loreto. Da quello che vedo, insomma, Nasca è un arbitro, chiamiamolo piuttosto casalingo, speriamo di no. La Virtus l'ha condotta in Virtus Lanciano Ascoli 1-1, gara disputata qualche tempo fa. Poi queste tutte le gare, come sempre molto dettaglio, di Giovanni Di Loreto, Virtus Lanciano Cesena 1-1. Questo è tutto l'andamento della sfida e poi c'è questa ultima casella in bianco, Livorno Virtus Lanciano. Speriamo che Nasca decreti una vittoria fuori casa, in questo caso
della Virtus Lanciano. Mister, come concludiamo, anche alla luce di quello che ci ha detto il collega Alessandro Guerrieri da Livorno, atmosfera infuocata, percentuali che aumentano di salvezze, Gelain che si gioca il tutto per tutto? Ma io le percentuali le do sempre il 50% a questo punto. È una anche finale? È una finale, certo che è una finale. Mi sembra che il Livorno le prime 5-6 partite fosse in testa alla classifica, o no? Quindi poi è un po' in fase calante, certo. Speriamo di approfittarlo. Tu come la vedi, Emanuela? 100% vittoria della Virtus Lanciano. Tu sei pronta? Andiamo a salvarci a Livorno e sarà ancora più bello. Convinta, determinata? Convinta, assolutamente. Io sono per il 110% per la vittoria del Lanciano. Ancora di più sono convintissima che Lanciano fuori casa e in queste situazioni di pressione così forte credo che dia il meglio e mi auguro, sono convinto di questo e per questo dico forza e coraggio ragazzi che andiamo a vincere. È stato il più pessimista. 40% è un po' pochino, eh? No, 50 e 50. Tre sono le cose: o parleremo di una vittoria che rimarrà nella storia, torneremo o di play-out, oppure faremo i processi, in quel caso tra Battistella e Cancelli ne avremo da dire. Però è certo che ci rivedremo mercoledì prossimo, speriamo con tanto di sorriso, certo. Grazie a Renzo Valbonesi, come sei stato con noi, mister? Grazie a voi, benissimo. Ci verrei a ritrovare presto. Naturalmente. Come no? Grazie all'icona della concretezza e della positività, Emanuela Paolo. Grazie a voi. Tu come sei stato? Benissimo, come sempre. E grazie al maestro Santino Spinelli, all'esordio in una trasmissione sportiva. Sei abituato ad altri palcoscenici, però questa sera no, tra cappellini, come tra no, tutti gli ospiti. Mi sono divertito tantissimo, quindi invitatemi spesso perché io mi rilasso. Ti rilasso. Devi andare in vacanza. Vengo qualcuno ha chiesto il tuo inno, Santino, questo è un impegno preso. Me lo posso prendere l'impegno di scrivere un inno per il Lanciano Calcio. Come no? Grazie a tutti gli ospiti, grazie a Cinzia Santoro, Gianni D'Areo in regia, a tutti coloro che ci hanno seguito da casa, a Gianni Tereo che questa sera mi ha supportato qui alle telecamere, ma soprattutto un in bocca al lupo forte alla squadra di Primo Maragliulo che ha compiuto tante imprese. Questa volta va giocata la partita, le potenzialità per farla. Per farla propria ci sono. Mister, mi rivolgo direttamente a te, hai compiuto un miracolo con una squadra che probabilmente nessuno, sulla quale nessuno certo avrebbe scommesso un centesimo. Tu sei diventato milionario perché ti sei conquistato la fiducia di tutti. Dai l'ultimo atto di forza nella dimostrazione che a corollario di tutto il campo è quello che dovrà parlare, il campo già si è espresso e parla la tua lingua, quella di Primo Maragliulo. Compi questo miracolo, ne hai tutte le capacità per farlo, noi ti diamo l'in bocca al lupo e ti aspettiamo protagonista mercoledì prossimo. La classe non è acqua, lo stile è Virtus Style, buonanotte a tutti. Buonanotte.